E abbiamo anche introdotto qui a IFA 2018 il nuovo dispositivo di Mixed Reality, OHO 500. La peculiarità di questo dispositivo è il design modulare. Perché abbiamo un design modulare? Con la precedente versione abbiamo notato che uno dei maggiori feedback è stato l'igiene del dispositivo e la modularità comunque. Avendo situazioni dove veniva utilizzato ad esempio in musei piuttosto che in scuole, c'era necessità di avere diversi utenti in un arco di tempo molto ristretto. In questo modo, potendo sganciare l'hardware principale, noi possiamo andare a sostituire o comunque a fare una pulizia sulla parte che andrà posizionata poi sull'utente. Si possono anche andare a pulire le schiume di appoggio che danno sul viso e poi ricollegare. Questo nuovo supporto fornisce anche audio integrato con delle cuffie rispetto alla precedente versione che invece non forniva nessun tipo di audio. E oltre alle cuffie abbiamo la presenza di due speaker ai lati del visore. Questi due speaker mandano l'audio all'interno di due canali che appunto sono stati chiamati sound pipe, e questi due canali andranno poi a far uscire il suono dai lati della maschera praticamente. In questo modo l'utente non avrà necessità di essere completamente isolato dall'ambiente che lo circonda, ma potrà comunque continuare a sentire ad esempio il telefono che suona piuttosto che persone attorno a lui, e quindi non sarà completamente immerso nella realtà virtuale. Anche questa decisione è stata presa in base ai feedback che abbiamo avuto in passato con la precedente versione del dispositivo corrente. Per quanto riguarda poi l'hardware puramente diciamo di elettronica, non ci sono grandissime novità, si basa comunque sul Windows Mixed Reality. Abbiamo quindi comunque due schermi di risoluzione 1440x1440, quindi un totale di 2880x1440, le telecamere stereoscopiche, il giroscopio, il sensore di prossimità per avere l'idea del movimento. Non ci sono assolutamente sensori esterni, quindi continuiamo ad avere un dispositivo che fa inside out tracking, e anche i controller rimangono gli stessi della precedente versione. La disponibilità per il prodotto sul mercato sarà tra ottobre e novembre ad un prezzo di €499 per la versione completa, che include l'headset ed i controller. Ci sarà poi anche possibilità in alcune country di avere la versione senza controller, visto che si possono utilizzare quelli del precedente modello. Questa è l'interfaccia principale della Mixed Reality, che è la Cliff House di Microsoft. Non è nient'altro che un desktop in 3D dove io posso andare ad interagire con le icone che andrò a piazzare sullo schermo, muoverle, riposizionarle, posso muovermi all'interno dello spazio ovviamente, andare a consultare il browser piuttosto che acquistare nuovi contenuti o controllare il calendario. L'interazione è abbastanza semplice, si punta il controller sull'icona o il contenuto su cui si vuole accedere, e questo viene attivato contestualmente come se fosse un desktop. Ad esempio in questo caso stiamo entrando nel gioco di Halo Recruit e ci troviamo immediatamente all'interno del gioco. Vedete che anche comunque l'interfaccia è abbastanza veloce e è possibile interagire e trovare contenuti sia ludici che al livello di education o comunque l'utilizzo standard, che può essere Excel, Skype e via dicendo, contenuti affini.